Che non aveva firmato il documento contrario all'opera, si farà, sta cominciando a scricchiolare il fronte Non notaio. scricchiola nulla. Rimango dell'idea che impegnare così tanti miliardi di euro per un'unica opera di un buco in una montagna che si vedrà pronto e utilizzabile tra tanti anni, che è stato smontato tecnicamente perché il mio approccio era completamente laico ed agnostico. Ditemi voi se quell'opera va bene oppure no. È stata smontata totalmente come un'opera i cui costi sono enormemente maggiori dei benefici. Quindi io da ministro dico, siccome vengo in Umbria, siccome visito la E45, i cantieri sulle 45, come tanti altri cantieri, siccome c'è tanto bisogno di una miriade di piccole opere sul tutto il territorio nazionale, io quei miliardi li impegnerei di più in Però queste anche Di opere. Maio ha detto che tornare indietro richiede il triplo delle energie, Guardate, quindi allora, sta forse un po' tornando indietro no, non anche stiamo lui. tornando assolutamente indietro. Quell'opera rimane un'opera inutile. Ovviamente dobbiamo contemperare l'interesse generale e la scelta sarà nell'interesse generale. Ovviamente il dossier a questo punto è sul tavolo del Presidente del Consiglio, che dovrà interloquire con l'omologo francese Macron e con la Commissione europea, perché ci sono dei fondi, ci sono delle divisioni di spesa. Questo stiamo facendo in totale coerenza con noi stessi, credo.